Oggi ragazze mangerete per 24 ore solo sushi! Inizi la sfida, Ludovica. Tanto a me piace il sushi. Bene, mamma, guarda che tu col sushi non ci puoi sfidare perché noi siamo amanti del sushi. Io prendo. Sì, vediamo quanto resistete, ragazzi. Perfetto. Guarda. Iniziamo. Ragazzi, qui cosa abbiamo? Fammi vedere allora. Ragazzi. Ludo, sei sicura tu di resistere a mangiare 24 ore solo sushi? Sì. E ad utilizzare solo bacchette? Solo bacchette, ma io pensavo anche... Solo bacchette. Per mangiare il sushi ci vogliono le bacchette. Solo bacchette, come non potete utilizzare niente forchette, niente cucchiai. E come facciamo a mangiare il riso? Guarda ragazzi, oh! Facciamo il castello di sabbia? Raccogliere il riso che è caduto. Mi sono sbattuto la testa. Iniziamo benissimo. Vabbè, comunque, questo è il mio secchiello. Okay. Perfetto, come si fa? Aspetta, vedete come funziona. Basta fare così. Perfetto, adesso devo. Allora, intanto distruggiamolo, ok? Distruggiamo tutto. Cioè, io sono abituata a mangiarlo con la forchetta. Anch'io. Perfetto, ok. E ci siamo. Iniziamo a mangiare. Non sarà una passeggiata. Vedi? Io sono bravissima. Sono molto brava. Sono una passeggiata. Oh no, però. Abbastanza risolto. Apri, apri, guarda. Apri. Così si fa davvero su. Soia, soia. Vedi? Ora qua. Salsa di soia. Ora qua. Voglio aprire la barca! La Ludovica non va in... Ludovica c'è un problema. Auri, mi aiuti a aprire la barca. Come si apre? Non... Madonna, Ludovica, ma cosa combini? Hai fatto cadere... Madonna! Udo, stiamo iniziando male! Perfetto. Questa salsa di soia non va... Auri, ma che cos'è sta roba? Non lo so, Ludovica, guarda, papà l'ha ordinato, io non lo so. Mi hai rotto la candela. Che fai, Madonna? Adesso che viene mamma si arrabbia di brutto. Dico che sei stata tu. Non ti permetti. Ma Ludovica, ma no. Aurora, devi fare così. Dai. Ma se te la metto io? Guarda Ludovica, grazie. Ma all'incontrario! Come all'incontrario, scusa? La devi mettere da questa parte! Ma era così semplice. Ho scelto. Ragazzi, scusate. Sono un po'... Ok, meno male, c'è una di ricambio. Vabbè, tanto mo Leo si mangerà tutto. Leo adesso sta mangiando anche lui il sushi comunque, stiamo facendo cadere tutto. Oh, adesso dovrebbe funzionare, vediamo. Oh, Ale! Ci sono un sacco di sketch. Anch'io, dammi un po'. Metto un po', ne metto un po' perché... L'ho messa un po' troppa. Ho visto. Mangiamo. Mischia un po'. Buonissimo, ok. Volevo dire. Non si mangia. C'è un problema. Oggi non si mangia. Io quasi quasi mi arrendo, te lo dico. Non ce ne andiamo mai, ricordati. Sì, ma adesso. Tablet! Tutto sotto controllo! Allora. Io, basta, mi sono scocciata, faccio così.
Hola. No, Ludovica, ma Ludovica, ma perché te va? Devi... Aurino, adesso dà proprio una buona idea accettare questa challenge. Beh, meglio di mangiare pasta con i ceci, pasta con le patate, pasta con tutto. Ma io il sushi. E voi ragazzi, preferite il sushi o la pizza? No, il... Mac. Ma cosa c'entra il Mac? Vabbè ragazzi. Perché così sono le pacchette. Un giorno possiamo fare questa sfida. Sushi contro pizza. Esatto. Io prendo il sushi. Devo fare il sushi? Le ho detto buonissimo. Adesso però assaggiamoli da mamma. Anche voglio assaggiarli da mamma. Ok. Ok, vai. Ok, pronti? Togliamo. Sono buone. Le da mamma. Oh. Ho comunque fame. Very, very good. Continuando. Scusa? Muoviti e mangia. Questa frase non la voglio mai più sentire, te lo dico. E nemmeno da voi, ragazze. Mai dire la frase mi arrendo. Mai. Se no, vi metto in prigione. Poverino. Sto scherzando. Ma come ci fa? Come fai? Le da mamme. Ok. Sto combinando un po' un casino. Vabbè. Adesso bando ciancio, voglio assaggiare un po' di questo. Anch'io. Io assaggio questo. No, ma io vomito. Questo cos'è? Oh, questo è il mio preferito, però dopo. Questo cos'è? I gamberetti. Allora, aspetta. Io voglio mangiare. Oh! Dopo. Queste sì, ragazzi. Un attimo, ok? Vai. Le da mame. Udo, mettili bene sotto perché sono per carità. Ecco le da mame. Ma sono queste le da mame. Ah. No, e lei da da. No, e no, e da mamma. Le da mamma. Provo. Salsiccia, sto venendo da te. No, Ludovica. Ok, con calma, eh. Con calma. Ludovica, con calma. Sul piatto. Ah, cade tutto. Aspetta. Soia? Quanti buoni sushi. E voi ragazzi piace il sushi? Sì o no? A me un po'. Scriveteci giù nei commenti. A me un po' così. Ok. Uno, due, tre. Me lo dai un po'? Quello. Ari, mi dai quello, la salsa. Dai la salsa. Buono questo riso. Giapponese. Provo con una. Sì. Io voglio assaggiare un po' di questo. Prendilo così, ammazzata. Ammazzata. No, io guarda. Prendo. Questo. Sai io cosa prendo? Se riesci a prenderlo, però. Cos'è, riso? Vai, Ludovica, io vado. Che cos'è? Com'è? È arrivato il momento del diario segreto dell'esercito di Nicole. E oggi saluteremo Antonio e Nicolas. Vi mandiamo un grossissimo bacione. Vi vogliamo un sacco di bene. E mi raccomando, non vendetevi mai. E se vuoi essere anche tu salutato in un nostro video, ti basterà iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina. E allora ragazzi, adesso vi lasciamo il video. Akinator può indovinare anche specie animali. Indoviniamo. Il pacchetto tutti i temi ti permette di giocare con ogni tema che Akinator conosce nella tua lingua. Vorresti saperne di più? No! Grazie.
Ok, vuoi avviare una nuova partita? Sì! So leggerti nel pensiero. Ancora. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Pronti a partire? Sì! Il tuo personaggio è diventato famoso grazie al calcio? No! Il tuo personaggio è maschio? Sì! Il tuo personaggio è di nazionalità italiana? Sì! Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì! Capisco. Il tuo personaggio è un videogiocatore? No! Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? No! No. Il tuo personaggio ha più di 15 anni? No! Ah! Bici. Il tuo personaggio sa camminare? Sì! Va bene. Il tuo personaggio è un bambino? No! Il tuo personaggio ha l'aspetto di un animale? Sì! Ah. Il tuo personaggio è un cane? Sì! Va bene. Il tuo personaggio è di Verona? Sì! Credo che stai pensando a lei. Sì! Oh, Leo! Di nuovo? Sì! Ti hai indovinato! Sono leggerti nel pensiero. Allora, pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Pronti a partire? Sì! Il tuo personaggio è diventato famoso grazie al calcio? No! Il tuo personaggio è maschio? No! Il tuo personaggio ha le mani? Sì! Il tuo personaggio ti conosce? No! Bene, bene. Il tuo personaggio vive in Italia? Sì! Capisco. Il tuo personaggio ha mai avuto dei figli? No! Il tuo personaggio ha cantato una o più canzoni? Sì! Una fantastica! Il tuo personaggio è uno youtuber? Sì! Il tuo personaggio ha un gatto? No! Abbiamo la... Va bene. Il tuo personaggio ha a che fare con i me contro te? No! Il tuo personaggio ha un fratello? No! Il tuo personaggio è di Verona? Sì! Credo che stai pensando a Aurora, è corretto? No! No! Alexa, Alexa. Vuoi continuare? Sì! Sì. Ma io sono di Verona, io sono di Napoli! Davvero? Sì! Il tuo personaggio ha i capelli biondi? No! Però mi hai indovinata anche se... Il tuo personaggio è un giocattolo? No! Il tuo personaggio ha i capelli colorati? No! No! Il tuo personaggio vive con un cane? Sì! Il tuo personaggio ha un fidanzato? No! No! Il tuo personaggio è femmina? Sì! Il tuo personaggio è una bambina? Sì! Va bene. Va bene. Il tuo personaggio ha un fratello più piccolo? No! Il tuo personaggio ha più di 12 anni? No! Il tuo personaggio gira video con suo padre? No! No! Va bene. No, con me. Il tuo personaggio ha una sorella? Sì! Il tuo personaggio è un cantante? Sì? Credo che stai pensando a Benny G, è corretto? Auri, basta, mi sono stufata, non mi indovina. Auri, dai, andiamo a mangiare, ho famissima. Andiamo, prendiamo il cibo, andiamo sul divano e guardiamo il nostro video. Guarda. Sì, ma mangiare solo sushi mi viene un po' la nausea. Allora, sai cosa facciamo? Stai così, ok? Stati ferma. Faccio così. No! Faccio così. Caliamo. Faccio così. Faccio così. Andiamo. Sì. Adesso io mi dovrei alzare. Sì. Con te qui sopra, vai. Così cadiamo. Vai. E abbiamo finito. Vai, vai, vai. Aspetta, no, tu aggrappati bene, tu aggrappati così. Oh. Leo, vuoi venire poi tu, Leo? No. Leo. No, Leo. Leo, vieni, dai, vieni, Leo. Dai, vieni qua, dai. Che vieni. Oh no, Leo! Oh Leo! Oh no! Leo! Vuoi venire, Leo? È mia Ludo comunque, Leo, non è tua. Leo! Leo, Ludovica è mia!
Tu non hai capito niente. No, Luda, vediamo lei cosa fa. È mia. Ludo, da quando ho iniziato questo liceo sono sta... Stavo dicendo, prendo la penna perché guardate... Questo spagnolo... pesantino. Ecco qui. Ragazzi, vi ricordate qualcosa di questa e di questo? Lo devo imparare in me. Se non ve lo ricordate, vi lascio tutto il video. Allora, questo non mi serve, questo non mi serve. Io invece adesso devo imparare i mesi e i giorni. Facciamo un gioco. Io ti dico un mese e tu mi dici qual è il mese. Allora, ragazzi, guardate, questo è il mio quaderno dei disegni. L'inizio è questo. Ma questi sono... E poi... No. No. Questo è... No. E guardate... No, sono miei. No, scusa. No, sono miei. Guarda. L'ho fatto io. E comunque sto dicendo... E ho bisogno di colorare. Adesso ti dico un mese e tu mi dici quale mese corrisponde. Vai. Junio. Giugno. Agosto. Agosto. Okay. Abril. Abril. Settembre. Abril, maggio, giugno. Aprile. Enero. Basta. Allora, febbraio. Febbraio. Ok. Guarda, ragazzi, adesso io vedo. Questo è un regalo del mio compleanno che mi ha regalato mamma e papà. E adesso devo vedere come si colorano con egli, perché dai, bianco non lo posso. No, mi stai per iniziare? Quale? Amo, dai. Dai, quale? Amo, se me lo fai indicare, questo. Allora, ragazzi, quello. Grazie, amo. Guardate che bella la mia cover. È una borsetta. Però, guardate. È scarico, mi dispiace. Ragazzi, guardate. Guardate cosa ho messo. E dai. Comunque, avevo messo i soldi qua dentro. Se almeno escono. Guardate, guardate, li vedete? Guardate. Guarda. E guardate qui. Guardate. Bene. Se, adesso ragazzi vi dico quello che sto facendo in spagnolo. Devo vedere. Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Meses devo del año. Devo vedere come sono i cornini. Ma con i cornini. Allora, meses dell'anno. Enero, febbrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, allora. Diciembre. Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estaciones de ragazzi, la primavera, verano, otoño, invierno. Hai capito? Ragazzi, i conigli sono grigi, bianchi, arancioni. Ok, vai, facciamo conigli arancioni. Avrei ho fame, tu? Ho fame! Mi hai fatto sbagliare! Quando passa a Madrid, il lunes, il domingo, come paella. Guarda. Ah, ho fame! Capito, e cosa facciamo? A mangiare mangiamo sempre sushi! Tieni! Io non ce la faccio più a mangiare sushi, non ce la faccio più! Io vado a prendere popcorn. Vieni con me? Perdi la challenge. Dai, comunque devo fare i conigli. Mamma, ci porti una merenda, mamma! Qualcuno qui ha fame? Sì. Vi ho portato una bella merendina. Guardate che buona.
una merenda ai gamberi. Se volete però io posso sempre portarvi una bella crostatina alla Nutella, un bel panino al cioccolato, sì, un plum cake. Ce lo dai. Se vi arrendete e ammettete di arrendervi, io vi porto tutto ciò che desiderate. Mai, perché noi non ci arrendiamo mai. Noi siamo gli unicorni, grande esercito del cuore. Allora, io non do questi gamberi perché Aura non me li ha dati. Mi hai dato possiamo fare il cambio per questo è più piccolo, grazie. Guarda, ti sembra un cuore. Non fa l'impressione. Sembra un cuore. No, Ludovica, no, mi fa l'impressione. Mamma mia, sono bambina. Perché sono brutti? Ho messo già i tuoi. Mica! Mica! Ah, mica! No, perché! Ah! Vabbè, lo mangio perché ho fame. Mi sto sentendo male. C'è gli occhi. Ma prendilo che se lo mangio Leo. Scegliere il regalo più bello. Vai. Vai, pronta? Perfetto, vai, mettiamoci qua. Di qua. Io di qua. Di qua, quello è più bello. No, di là. Sì, ho dominato. Siamo al primo, eh. Di là. Io di qua. No. Papi, abbiamo fame, ci porti qualcosa da mangiare? Esatto. Arrivo. Guarda com'è bella questa, guarda. Guardala. Papi, abbiamo fame, fame, cibo, cibo, cibo. Eccomi, cibo. Ecco qua. Da mame. Come vedi una giornata piena di sushi? Acciuso l'allergico, non mi dispiace. Ah, ok, vi arrendete? No. Ah, ok, prego. Non allora posso avere il contatto con le damame, mi dispiace. E allora ti arrendi? Ah, ecco, sembrava strano. Buon appetito! Guardate le damame! Volevo dire le damame. Le damame! Ma ce la faccia! Sono buone. Troppo sushi no, queste sono buone, ma troppo sushi. Io volevo qualche dolce. Tipo come. Veramente dopo avrei un'altra sorpresina. Sorpresa vuol dire lo sushi. E da un'altra sorpresina. Guarda, le damame. Leo, vuoi anche tu? Vuoi venire? Vieni. Oh. Ecco di qua. Ecco Leo. Ciao Leo! Beh, niente male però! Buone, ma no! Sono mie! Sono mie le da mamma, ma che fui? Leo! Sono mie! Mi vuole arrestare! Hai visto come è? Mamma, dai, ti prego, stai!
mamma. C'è la mamma. Dagli la da mamma. Vado a prendere anch'io questa da mamma. Ecco qua. Ah, aia, non la mano. Ecco la mamma. Era la da mamma, chi è la da mamma? La da mamma. Ludo, bravissima! Le 24 ore sono scadute e tu e Auri avete superato la challenge. Chiamo... Brave, brave, brave. Mamma, è meglio che chiamo Aurora. Aurora! Dove è finita, Auri, che è il momento di andare a dormire? Sei sveglia. Fai presto che domani c'è scuola, bisogna andare a dormire. Noi siamo gli unicorni, il grande esercito del cuore. Auri! Auri, ti sbrighi? Dai, che è arrivato il momento di andare a dormire. Cosa c'è? Auri? Cosa nascondi, Aurora? Cosa nascondi? Sei un po' strana? Ludo, cosa ci sta nascondendo? Secondo me c'è... sta masticando. Che cosa? Apri subito la bocca. È sushi. È sushi? Fammi vedere, apri la bocca. Non posso. Apri la bocca. Non subito. Posso? Non posso. Fammi più. Vedere cosa è in bocca. Non posso aprire la bocca. Fammi vedere quello che stai mangiando, perché se stai mangiando qualcosa che è diverso dal sushi, ti ricordo che perdi la challenge. È vero che le 24 ore stanno per terminare, ma ancora non sono finite. E ho vinto io. Fammi vedere. Su sushi, non ho più niente in bocca. Fammi riapri la bocca. Auri, tu non me la conti giusta. Comunque io ho freddo. Ti sbrighi, Aurora, che devi andare a dormire anche tu? Dai, muoviti. Che stai facendo? Cosa hai fatto? Apri la bocca, fammi delle mani. Gira le mani, apri la bocca. Apri le mani. Apri la bocca, subito, apri la bocca. Cosa hai in bocca? Facci vedere cosa hai in bocca, Aurora. Auri, apri la bocca immediatamente. Cosa hai in bocca? Apri la bocca subito. Cosa vedo? Hai un biscotto in bocca? Apri subito, fammi vedere. Fammi vedere. Stai mangiando un panistelle, ma non sono arrabbiata. Questo vuol dire... campioni d'Italia. Ho vinto. Lei ho vinto. Mi sa che hai perso, vinto. Auri. Ho vinto. Però non vuoi, dai. Hai perso proprio sul finale. Peccato. Ho vinto. Basta, hai perso, sì, mi dispiace. Ma avevo sullo stomaco il sushi, la mamma di me. No, basta. Adesso andate a letto. Forza. Ma scusami, ma la sfida non doveva essere in gruppo, perché se ho perso pure Lea. No, andate a dormire subito. Che carino questo unicornino che ci avete. Ops, è scaricato la pila, Ludo. No. Però deve andare più lontano. Ah, perché c'è la luce. Che carino. Va bene, dai, adesso andate a dormire. Su, via, via. Vabbè, io ci ho provato. Ludo, dormi, buonanotte. Che domani c'è scuola. Brava Ludo, hai vinto la challenge. Bravissima. Notte, amore mio. Buonanotte. Buonanotte. Dormi, amore, dormi, che domani c'è scuola. Fammi andare a vedere quella furbacchiona che sta facendo. Che stai facendo tu? Ciao.